Gile gialli atto decimo, ma con qualche defezione. Dalla prima mobilitazione, quella di sabato 17 novembre, il movimento un po' ridimensionato in fatto di numeri, circa 5.000 a Parigi, è tornato in piazza in tutta la Francia con lo stesso slogan e lo stesso obiettivo, le dimissioni del presidente Emmanuel Macron. Nonostante il grande dibattito nazionale avviato dal capo dell'Eliseo, la classe media non cede e non ci crede. Non mi aspetto nulla dal governo, dice quest'uomo, ma almeno dovrebbero ascoltarci, devono smetterla di prendersela con la gente, come stanno facendo ora. Momenti di tensione tra manifestanti e polizia si sono verificati a Rennes, mentre a Lione i gilet gialli hanno impedito l'ingresso nelle vie dello shopping del centro. E dopo gli incidenti delle scorse settimane, l'Associazione dei giornalisti ha lanciato una petizione per chiedere ai cittadini di porre fine alla violenza contro la stampa in difesa della libertà di informazione. Da quasi due mesi, durante i cortei, ci sono stati troppi attacchi, minacce di morte, minacce di stupro contro alcuni giornalisti, fa notare questo collega. È inaccettabile in un paese democratico e in una democrazia. Ecco perché siamo qui in strada, per dire che noi abbiamo il diritto di informare. I gilet gialli continuano nel frattempo a lamentare tasse esorbitanti e salari molto bassi. In pratica, le aperture dell'Eliseo sono per ora del tutto insufficienti.